Ciao ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo video. Quest'oggi siamo di nuovo su Dragon Ball Dokkan Battle. In realtà sto registrando il giorno dopo della registrazione precedente, proprio per portarvi lo stesso banner, dato che comunque voglio trovare almeno uno dei due LR. Come si dice da me, un po' mi sono intrippato, nel senso che comunque voglio trovarli perché sono dei personaggi veramente ottimi. Comunque, detto questo, direi immediatamente di cominciare con le summon. Faremo un ciclo per ognuno e poi faremo delle singole. Comunque, iniziamo, mettiamo un po' di suspense in queste summon, cerchiamo di trovare qualcosa sperando di avere un LR, anzi due, così facciamo pure l'abilito, pure due diversi, non lo so. Ovviamente ragazzi la multisummon è un po' un rischio perché comunque se ti va male non trovi un personaggio scarso, ne trovi 10, quindi non è tanto conveniente, devi essere fortunato. Ok, già si comincia benissimo con Yakon R, mamma mia. Sto qua chi cazzo è? Mi pare che sia tipo dell'armata di Cooler. No, di Tarles forse. Boh, vabbè, comunque non ci interessa. Jeets, ok. Oh, che bello, Radish. Questo è buono per il team Extreme Merda. E che ce ne facciamo? Mamma mia. Oh! Questo è bello, raga. Nel global lo cercavo come il cane e finalmente l'ho trovato. Un altro SSR, buono, dai. Tutto sommato non è andata male comunque, non abbiamo trovato gli LR che stiamo cercando. Oh, un altro SSR. Cominciamo già a bomba, devo essere sincero, già quel Gogeta Super Saiyan 4 comunque è molto buono. Considerando che poi abbiamo trovato pure altri due SSR, dai. Ci è andata abbastanza bene. Cerchiamo però di trovare questi LR che sono il nostro focus principale. Cioè, beh, abbiamo 4 multi a disposizione per ognuno, quindi 40 personaggi. Però diciamo che la fortuna non è tanto dalla mia parte ultimamente. Vabbè che comunque ho trovato qualcosa di buono. Speriamo che oggi Dokkan si faccia perdonare per la figura di merda che c'è stata lo scorso venerdì per voi. Però vabbè, avete capito, per me è stato ieri. Ok, C17. Shu, come cazzo si chiamava questo? Mi pare che era tipo l'incarnazione del Supremo in forma umana. Vabbè, qua non troviamo niente, raga. Lo dico già da ora. Questa è la summon sfortunata. Goku. Mamma mia, Ace Sharon. Vabbè, non ricordo neanche i nomi in realtà. Ok, cerchiamo. Ok, 4, 5, 6 navicelle. Dovrebbe andare buono. Dovrebbe andare bene. Ok, 6 navicelle dovrebbe andare bene. Tutto sommato. Speriamo nel terzo livello. No, cazzo. Vabbè, dai, vediamo cosa troviamo. Gon bambino. Krillin. Gelo. Botamo, mamma mia che schifo. Un Radish utilissimo, mamma mia. Un altro Gogeta, attenzione, oggi è la giornata dei Gogeta, no? Bardock. Però non è, io non cerco più Gogeta, cerco altro. Gioco del cazzo. Niente, vabbè. Un Gogeta possiamo portarlo ad ability, anche se in realtà non sono sicuro che sia un ottimo personaggio. Però, vabbè. Ok, due navicelle, quindi non lo so, non mi convince tanto. Vabbè che c'è sempre il Super Saiyan, anche se non troviamo niente, però vabbè. Terzo livello. Bye guys, no niente, vero? Ok. Sorbet non ci serve. Un altro Trunks SSR che abbiamo trovato nel video precedente, questa è la cosa divertente. Un altro Gokua, non ci serve per niente, sono zero. Jeez. Nappa. Questo come si chiama? Aspetta, è tipo quello che non comandava, quello che manipolava Tapion, una cosa del genere. Vabbè, Krillin, utilissimo. Freezer, terza forma. C16, Bardock. Ok, finito. Facciamo la multi qua su Gogeta LR. 4 navicelle, magari, dai, release Rainbow. Dai, dai, magari troviamo qualcosa. Una cosa divertente che non so perché, ma ho tipo il sospetto che non troveremo niente e poi alla fine tipo troveremo qualcosa nelle singole. Ho sto presentimento. Succede sempre così in realtà. Ok, Radish. Yamcha, utilissimo. Trunks, dovrebbe essere Rage. Boh, vabbè. Penso che sia una cagatella di personaggio, quindi è fortissimo, non penso. Ub. Evil Boo. Rekum. Videl. Mamma mia, sto qua come si chiama? Ogni volta non me lo ricordo. Vabbè, comunque uno Sharon di quei 7 là di GT. Ok, due navicelle soltanto. Non penso che troveremo qualcosa. Ok, Evil Boo. Caulifla, attenzione, cromami.
sta invidiando probabilmente anche se non ci gioca più ad Okan, quindi non gli interessa. Zamasu SR, ma che schifo. Peccato perché l'altro Hulk è figo. Attenzione, Vegito Pai dovrebbe essere. Se non erro, questo qua è buono come personaggio. Quindi GG. In realtà di personaggi del Giappone non li conosco bene. Proprio perché comunque, quando gioco, le poche volte che gioco sono concentrato sul global. Comunque è buono perché comunque abbiamo pure Vegito, Blu e Pai. Quindi tecnicamente dovremmo essere messi a posto. Ok, sempre secondo livello. Terzo livello, mai manca a pagarlo purtroppo. Ok, vediamo un po'. Sella, ma poi l'artwork è bruttissimo, mamma mia. Ok, gone. Manco ne parlo perché comunque è un po' una merda. Tutti i personaggi un po' così, ma Giaozzi, Ciaozzo, vabbè, come volete chiamare le chiamate. Un altro Rikum che mi fa schifo sto personaggio, raga, ve lo giuro. Ok, ultima multisummon di Gogeta, forse la puntiamo a Vegito, non lo so. Ok, tre navicelle, speriamo di trovare qualcosa. Bye Guys, dovrebbe esserci Bye Guys perché c'è il release Rainbow e la trasformazione. Sì, no, thank you Dragon Balls, o the Bye Guys. Boh, vabbè, comunque. Dodori, fantastico, andiamo avanti. Tien, fantastico. Per questo il Bye Guys, giuro che sto gioco lo distruggo. Cioè, se era per questo il Bye Guys è veramente triste sta cosa. Mamma mia, che schifo. Cioè, non ha neanche più valore il Bye Guys perché comunque trovi personaggi di merda. Oddio, che schifo. Niente, ragazzi. Uno più schifoso dell'altro. La cosa bella è che c'è il Bye Guys, ma tanto per dire. Ovviamente, ragazzi, vi evito me che sclero per 10 minuti a causa delle summon. 150 stones buttate. Ho trovato solamente quello che vedrete ora. Appunto, solamente un SSR che non è neanche un granché. E niente, poi ho fatto pure qualche summon, multisummon con i ticket di Tapion, tanto per vedere se riuscivo a trovare qualcosa, ma vabbè, vedrete l'esito appunto continuando col video. Penultima summon, raga, ancora non abbiamo trovato niente. Sei navicelle? Sì, stanno Super Saiyan. Ora ci danno il contentino, probabilmente troveremo Goten, Family Kamehameha insieme a Gohan, o quello insieme a Trunks. No, no, raga. Cos'è sto schifo? Cioè, per farvi capire, neanche Ross è diventato talmente che fa schifo come personaggio. Io cosa me ne faccio di sto minchione, mamma mia. Loro ho detto che ci avrebbero dato il contentino. 150 stones, un SSR. Vabbè, viva Doc, che vi posso dire. Non abbiamo trovato niente. Fantastico. Nail. Nail, raga, Nail. Facciamo ora ste multisummon su Tapion. Probabilmente ci daranno il contentino con un Tapion di merda. In realtà non so neanche se è buono come carta. Non mi interessa, veramente non mi interessa. Ed ecco svelato perché non gioco a sto gioco. Perché prima di tutto consumo un sacco di tempo perché ogni volta vedo persone che ci stanno infilate in questo cazzo di gioco e giocano sempre, 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 sempre. E questa è la ricompensa. Multisummon, ticket probabilmente guadagnati con sforzi, tempo sprecato. Neanche un SSR. Neanche uno. Facciamo un'altra, no? Perfetto. Facciamo un'altra multisummon. Magari troviamo qualcosa di utile, no? Sì, ovvio. Che bello questo personaggio, vero? Pan di merda. Un altro hub che non ci serve. Un'altra pan. Cici, non ci serve. Neanche lui. Un altro Goku bambino, un'altra pan di merda, sono tre pan, quattro pan di merda. Zarmon, per concludere bene, no? Due SSR, uno più inutile dell'altro. Vabbè. Questo è Dokkan Battle, no? Ultima multisummon della giornata e del video. Probabilmente ultima summon del canale perché io sto gioco, a meno che non vada bene sul canale, ve lo dico, non lo porterò mai più. Magari vi piacciono i mescleri, ma non lo porterò. Non lo porterò perché comunque non ha senso fare delle summon e non trovare niente. Cioè una minchiata sto gioco, veramente. Bardock, fantastico. Tien. Dodoria. Goten GT. C17. Un altro Trunks di merda che non ci servirà a niente. Goten Super Saiyan, la SR. Ok. Yamcha. Paragas. Gelo. Ed è finita. Tutto questo per altri 3 SSR di merda. O 5 quelli che sono. E niente ragazzi, il video finisce.
finisce qua. Purtroppo, come avete visto, mi sono solamente incazzato e summon decenti, a quanto pare, non abbiamo fatte. Praticamente abbiamo speso 1000 stones per 4 stronzi. Questa è praticamente la morale della favola. Nessun LR, nessun personaggio che possa fare un team. Tutti i personaggi, sì, buoni, quei 4 che abbiamo trovato, però effettivamente ne possiamo utilizzare 3. E non ci facciamo un cazzo con 3 personaggi. Quindi, ragazzi, Stammon andate veramente molto male, infatti non penso che ne porterò altre sul canale, a meno che i video non vadano bene in termini di visual e di like. Comunque, se volete appunto altri video di Dokkan, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Lasciate mi piace, commentate il video e condividetelo con i vostri amici. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella per avere tutte le notifiche di questi video. Entrate nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord che trovate qui sotto in descrizione. Inoltre seguitemi sia su Instagram sia su Facebook, dove io, insieme ad alcuni fan, pubblichiamo degli aggiornamenti riguardo al canale. Inoltre, ragazzi, vi ricordo che non so ancora se comincerà il contest proprio perché ho registrato nello stesso momento, ma vi ricordo che domani dovrebbe essere giovedì 15, mi pare. Sì, dovrebbe essere il 15. Farò, se abbiamo raggiunto il risultato, un video extra sul canale. Oltre Dragon Ball Battles, probabilmente uscirà verso le 18, o con la webcam, oppure mentre che gioca Xenoverse con l'audio in sottofondo. Appunto, dove parlo del contest, vi dico cosa dovete fare e tutto il resto. Niente, ragazzi, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo ad un prossimo video, ad una prossima live. Un saluto da Feraz, bella!